Ciao amici, e dopo un bel po' di tempo riprendiamo con il nono episodio di Giochi Brutti. Già al nono episodio siamo arrivati, mamma mia. Comunque, in genere abbiamo preso sempre in esame sparatutto, giochi di corse, giochi che, insomma, richiedono una certa azione, un certo movimento, un'adrenalina. Stavolta invece andiamo dalla parte diametralmente opposta, ossia un gioco tranquillo, calmo, ed è anche nuovo questo, perché è del 2011. Parliamo appunto di Bagger Simulator 2011, dove bagger in inglese vuol dire scavatrice. Quindi, cosa c'è di più calmo in un gioco dove non ci sono nemici e devi semplicemente fare azione con delle scavatrici? Il titolo che andremo ad analizzare è soltanto in tedesco. Paradossalmente, anche nei nostri negozi lo trovi in tedesco, non esiste nemmeno l'inglese. Comunque, questo è il primo gioco brutto che recensisco dove posso utilizzare la compatibilità col controller della 360 che è già implementata nel gioco, senza dover configurare chissà cosa. Andiamo subito a vedere di che si tratta. Allora, partiamo dicendo la cosa più evidente in questo gioco, che questo gioco è solo in tedesco. Quindi avremo menu, spiegazione und missionen solamente in tedesco, non c'è nemmeno l'inglese. Poi, altra cosa, sono andato nel menu per vedere se c'era una risoluzione adatta per registrare su YouTube, che di regola è 1280x720. Però, che diavolo di risoluzione è 1280x768? Quei 68 pixel, che cosa mi stanno a significare? Comunque, per fortuna, ho la ragazza che studia lingue, quindi sono riuscito a capire gran parte delle missioni, dei menu e di tutte quante le cose che vedremo scritte in questo gioco in tedesco. Avremo delle missioni, avremo delle modalità libere, avremo delle modalità personalizzabili, però noi per ora guardiamo soltanto quelle libere, perché alla fine tra missioni e libere non cambia niente, devi fare semplicemente la stessa cosa, solo che in uno te la ordina e l'altra la puoi fare come vuoi. Ed eccoci alla schermata di caricamento, dove questa scavatrice sta spostando una grossa montagna di terra. Allora, in questa mappa che cosa dovremo fare? Vedete quella collinetta di terra? Dobbiamo andare con la scavatrice, dobbiamo prendere la terra, spostare il camion perché dobbiamo inserire tramite la scavatrice la terra all'interno del camion, col camion la dovremo andare a scaricare e con la compattatrice dovremo prendere tutto il terreno residuo per terra, ricompattarlo nella montagnetta per consentire alla scavatrice di prenderlo e rimetterlo nel camion. Che palle! Ed è tutta la stramaledettissima cosa che dovremmo fare in questo gioco. Prendere la terra, scaricarla nel camion, spostare il camion, prendere la compattatrice, ricompattare, prendere la terra, riempire il camion, svuotare il camion, poi di nuovo riprendere la terra, ricompattare, svuotare, prendere il camion, rispostarlo, riempirlo, tutto quanto. Cioè, sembra una canzone dei Daft Punk, porca miseria. Ma questi non saranno i soli veicoli che avremo a disposizione, perché in altre mappe, per esigenza di missione, avremo degli altri veicoli. Come per esempio qui, che sembra essere il cortile di una scuola e dovremo fare dei lavori di scavo per mettere poi altra roba sopra, fare passare la strada in mezzo, insomma, un mezzo casino. E in questa mappa avremo a disposizione l'omino con il compattatore, che non è come quello di prima, ma serve praticamente a battere il terreno appunto per fare la terra battuta. Allora, questo omino, che è molto simile all'ingegnere di Team Fortress, che dovrà fare? Andrà avanti e dietro con il suo attrezzo. Solo che, dato che i controlli non sono tutta sta gran cosa in questo gioco, se sposteremo in avanti e indietro freneticamente la levetta sinistra del controller della 360, riusciremo a rendere questo omino un grandissimo moonwalker. E non è l'unico strumento diverso che avremo in questa mappa, ma avremo anche la betoniera, ossia quel grande veicolo che mantiene in movimento il cemento fresco per poi fare le colate.
Allora, oltre che guidarlo e basta, potremo anche spostare il braccio della betoniera e decidere dove fare le colate. Solo che c'ha dei controlli così poco intuitivi e così facilmente confondibili che potremo fare, come in questo caso, dei casini che non avete idea. Cioè spostare il braccio dove non c'entra niente e fare colate ovunque. Solo che ti desse almeno la soddisfazione che tu fai casino, non so, sugli altri veicoli, in altre zone, no, avremo ste colate di cemento che vanno verso il nulla. Vediamo sto cemento che va verso terra, però effettivamente a terra non c'è niente. Ma poi la cosa brutta di sto gioco, dici, almeno fai un diversivo in maniera tale che tu possa distruggere le cose oppure danneggiare gli altri mezzi, riuscire a fare tipo autoscontro, così nel momento di noia magari hai fatto male alla missione, ti metti un pochino a fare il deficiente. Invece no, perché non ci sono né collisioni e né potremo distruggere niente se non il terreno. Poi, a parte che non si capisce il peso di questi attrezzi quale sia, perché una montagnetta fatta di terra smossa così, è impossibile che una scavatrice riesca a scalarla così facilmente e rimanere sopra senza che si ribalti o combini un casino. Se poi ci aggiungiamo anche la scavatrice sopra di lei che la tiene bloccata in questa mucchiata felice sulla collina, e ci aggiungiamo anche il camion che arriva di corsa e si va ad incastrare in questo enorme groviglio, non potremo spostare più niente. E questo è il top di divertimento che potrete avere in questo gioco, ossia incastrare tutto quanto fino a quando potrete muovere ogni comando e vedere che non succede assolutamente niente. Perché le collisioni non esistono, se andiamo incontro a un qualsiasi veicolo, questo rimarrà immobile. Altro attrezzo interessante è l'altro tipo di scavatrice, che serve praticamente per prendere il terreno verso il basso, e non come l'altra scavatrice più grande, che serve per prendere i mucchi di terra radunati in collinette. Allora, questo veicolo è il più bizzarro di tutti per due motivi. Il primo è che praticamente, qualsiasi movimento facciamo e a qualsiasi velocità, il motore avrà sempre lo stesso rumore, cosa che accade anche in altri veicoli, però in questo è particolarmente marcato, si può notare più facilmente. Altra cosa strana, questo veicolo avrà una certa accelerazione, ovviamente, se partiamo da velocità 0, e poi continuerà ad andare a velocità costante, che sarebbe la sua velocità massima. Però, se andiamo alla sua velocità massima e all'improvviso premiamo la retromarcia, non ci sarà il blocco, la riaccelerazione e andremo in retromarcia, bensì andremo direttamente alla velocità in cui ci troviamo nella direzione opposta. Guardate cosa intendo. Figata, vero? Poi inoltre, se blocchiamo la torretta, possiamo girare come dei deficienti su noi stessi. Poi guardate per esempio questa mappa. Andiamo con attrezzi di svariate tonnellate contro muretti di legno e non riusciamo a buttarli giù. Che cacchio di fisica è questa? Come ci possiamo divertire senza distruggere? Bene, signori miei, questo era Bugger Simulator 2011. Vi ricordo che potete consigliarmi qualsiasi gioco della serie giochi brutti o giochi di pessimo gusto, come state già facendo in molti. Infatti, molti dei giochi che mi avete consigliato sto cercando man mano di procurarmeli, qualcuno l'ho già preso. E vi citerò ovviamente nei video per chi mi ha consigliato il gioco specifico. Scrivetemi tramite messaggio su YouTube e io, per ora l'ho sempre fatto, vi risponderò. Arrivederci a tutti ragazzi, ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao! I'm gonna just